Cari amici di Light Channel, buongiorno. Il testo per la meditazione di oggi si trova in Efesini 2, versetto 8. Voi, infatti, siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Questo è uno dei testi più conosciuti sul tema della salvezza. Siamo salvati per grazia mediante la fede. La grazia di Dio, manifestata nel sacrificio di Gesù, è ciò che rende possibile la salvezza. La Bibbia dice in Ebrei 9 che senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Se Gesù non si fosse incarnato come uomo, non avesse vissuto una vita perfetta o non avesse offerto la sua vita perfetta come sacrificio per il peccato, non esisterebbe possibilità di salvezza per l'uomo. Il piano della salvezza non poteva essere adempiuto in altro modo. Gesù doveva venire tra noi e morire al posto nostro. Alla croce, dice il Salmo 85, la benignità e la verità si sono incontrate. La giustizia e la pace si sono baciate. E solo perché la giustizia di Dio è stata soddisfatta alla croce con la morte sostitutiva di Gesù, che egli può offrire misericordia al peccatore. Ed è proprio di un'offerta che si tratta. Gesù è venuto a morire per darci la possibilità di essere salvati. Pur di darci solo la possibilità di essere salvati, Gesù è stato disposto a morire. Non è morto avendo la certezza della tua risposta positiva al suo sacrificio, ma è morto per te per offrirti almeno l'opportunità di avere la vita eterna. Paolo scrisse in 1 Timoteo 2 che Gesù ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Eppure quanti non hanno accettato e non accetteranno il sacrificio di Gesù per loro? Gesù ha portato su di sé la colpa dei peccati di ogni persona mai vissuta e che vivrà. Perciò tutti hanno la possibilità di pentirsi ed essere perdonati, perché Gesù ha espiato per ogni singolo peccato sul legno della croce. Non è per mancanza di disponibilità da parte di Dio che una persona non sarà salvata. La grazia di Dio può coprire ogni peccato, perché dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Se una persona non sarà salvata, sarà per sua stessa volontà. Infatti, la salvezza è un dono che va accettato. L'onnipotente Dio, creatore e re dell'universo, non può salvare una persona se essa non decide di esercitare fede nei meriti acquistati dal sangue di Gesù. La Bibbia dice che senza fede è impossibile piacergli. La grazia di Dio è la causa della salvezza, mentre la fede è il mezzo tramite cui l'uomo ottiene la grazia. Esercitare fede è richiesto all'uomo, ma non è un merito dell'uomo. Infatti la fede stessa è un dono di Dio. Egli ci attira a sé attraverso il suo amore. In Giovanni 12,32 Gesù, parlando della sua morte, disse: «Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». E in Giovanni 6 disse: «Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira». Quando una persona accetta per fede Gesù come suo Salvatore, sta rispondendo all'opera di Dio nel suo cuore. Dio per primo cerca il peccatore, manda il suo Spirito per convincere di peccato, di giustizia e di giudizio. Quando il peccatore accoglie la voce dello Spirito e si vede bisognoso di un Salvatore, allora si getta ai piedi della croce. Non possiamo portare niente di buono nelle mani a Dio. Dobbiamo andare a Dio a mani vuote, reclamando il nostro bisogno come unico argomento e confidando solo e soltanto nei meriti di Gesù. Questo è un atto di umiliazione necessario. Ellen White scrisse: «Che cos'è la giustificazione per fede? È l'opera di Dio che consiste nel deporre la gloria dell'uomo nella polvere e nel compiere per l'uomo ciò che è impossibile all'uomo compiere col proprio potere. Quando gli uomini vedono la propria nullità, sono pronti per essere rivestiti con la giustizia di Cristo». La questione fondamentale che divide la religione biblica, cioè il vero cristianesimo, da ogni altra religione, è proprio la dottrina della giustificazione per fede. Ogni falsa religione insegna che in qualche modo l'uomo partecipa alla propria salvezza con i propri meriti, che può fare qualcosa per guadagnarsi la salvezza.
E l'uomo ha in sé la tendenza a volersi meritare la salvezza, ma non c'è niente che io e te possiamo fare per meritare di essere salvati. Se Dio dovesse trattarci come meriteremmo, dovremmo essere distrutti, tutti quanti. Abbiamo bisogno di ricordare costantemente le parole di Paolo in Romani 7. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. La consapevolezza di essere destinatario di una così grande misericordia dovrebbe ispirarti al ravvedimento e a vivere una vita in armonia con la volontà di Dio. In Romani 2:4 Paolo disse che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. La salvezza è un dono. E un dono non è qualcosa che puoi guadagnarti. Anche se non si deve pagare per ricevere un dono, questo è costato a chi te lo offre. E più una persona spende per un regalo, e più riteniamo prezioso il regalo stesso. Più un regalo è costoso, più lo trattiamo con cura e rispetto. Così la salvezza è un dono di Dio, molto prezioso, perché è costato molto a Dio, la morte di Gesù. La salvezza è un dono, ma accettarlo ti costerà tutto. Devi arrendere la tua volontà completamente a Dio, perché accettare Gesù come salvatore personale significa anche accettarlo come Signore della propria vita. Se lo hai già accettato, Egli ti invita a rinnovare la tua decisione giorno dopo giorno, consacrandoti a Lui interamente. Invece, se non l'hai ancora accettato, Gesù desidera che tu lo accolga come tuo personale salvatore. Egli ha dato tutto se stesso per te e desidera avere tutto il tuo cuore, senza riserve. Preghiamo insieme. Caro Padre, ti ringraziamo per l'immenso dono della salvezza, la tua grazia attraverso la quale possiamo essere salvati, possiamo essere considerati giusti davanti al Dio del cielo. E solo soltanto per i meriti di Gesù Cristo, la cui giustizia può ricoprire il peccatore pentito. Padre, studieremo per l'eternità questo tema della salvezza e mai esauriremo le profondità delle ricchezze di Cristo. Ma ti chiedo che ciascuno di noi in questa vita possa continuare ad approfondire questo tema, a studiare veramente le profondità del piano della salvezza, dell'amore infinito che hai rivelato alla croce. E ti prego anche per coloro che forse ancora non hanno fatto questo passo, non hanno accettato Gesù come loro personale salvatore, ti chiedo che possano decidere di cedere alla voce dello Spirito Santo che li invita, che li attira a sé con l'amore, che possano sperimentare che veramente tu sei buono, sperimentare che Gesù è potente da salvarci dai nostri peccati e che Egli desidera farlo con tutto il suo cuore. Ti ringraziamo per questo e ti chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù.